Il nostro spot direbbe: eccoci, arrivo, arrivo. Buonasera a tutta quanta la chat. Buonasera, amici di Formula Italian Team. Parte Raffaele Lelli per voi, Hiroshi. E eccoci, ci siamo con questa seconda gara. Gara 2 per quanto riguarda, pardon, le Fit Finals 2023 powered by 3D Rap. Buonasera anche a colui che sarà in realtà l'host di questa serata. Io sarò il supporto e alla regia. Quindi, buonasera, Matteo. Ciao a tutti, siamo carichi per questo secondo appuntamento. Molto bene, secondo appuntamento che si disputerà sempre in quel del Bahrain, così come lunedì per la gara 1, dove abbiamo visto la qualifica completa, insomma anche una sorta di novità quindi per quanto riguarda il format che ci ha accompagnato nel corso dei campionati, ed una gara poi in seguito al 25%, una gara che ha visto la vittoria di Luigi Di Legge con anche la pole position, tant'è che svetta in classifica a quota 27, seguito da Stem, poi Mati Puzzo in terza posizione, Luca Bigno in quarta, poi via via Flaminio, Ganu, Lopez, Icardi, Gallians e Vampire a chiudere la top 10. 0 punti per un J Sport che l'anno scorso vinse le finals, quest'anno in Bahrain. Non ho avuto modo di seguire tutta quanta la gara, ho seguito soltanto fino al Q3, dove tra l'altro ha retto il record storico, lo seguiamo anche dalla chat, con F22 Fabio Scarpato, che è stato quindi per ora l'unico pilota marchiato Prime League ad accedere poi in Q3 nelle finals della scorsa stagione. Un dire, cioè, quindi come detto, svetta in classifica. Avremo questa sera la gara al 50% ed è già cioè, un effettivo ribaltamento di fronte, poiché la griglia sarà, se non erro, dei primi 10 invertita. Vado a recuperare al volo da regolamento, non ricordo se dei Primi primi 12, 10, credo, Raffa. addirittura i primi 12. Ah, ok, va Sì. bene. Questa Quindi. sera avremo modo anche di quindi tornare a valutare su una distanza di gara al 50% quanto i ragazzi della Sport potrebbero venire fuori, dimostrare anche il loro potenziale. C'è qualcuno che ti aspetti magari di inserire lì tra i fantomatici, insomma, i magnifici della Master, Stem, Di Lecce e J Sport, senza comunque non togliere nulla a Luca Flaminio e Zeta Pro Mauro. Zeta Pro Mauro, se non vedrò, anche questa sera assente, purtroppo. E che comunque, insomma, nel corso della massa erano ben figurato. Sicuramente qualche outsider ci sarà. Gianluca Bigno ha fatto la sua bella figura lunedì andando a figurare alla bandiera scacchi in terza posizione, poi penalizzato nel post-gara e Mati Puzzo è riuscito a scavalcarlo. Quindi sicuramente una prima risposta possiamo ottenerla dal rendimento di Luca Bigno, mentre il Ciumi assente lunedì è chiamato la grande prestazione quest'oggi. Lui, campione della Sport League e quindi tecnicamente anche una spanna sopra a Luca Bigno, dovrebbe essere in grado di ottenere un'ottima prestazione quest'oggi e magari concludere anche a podio, a mettere in difficoltà Di Legge e i vari SDEM. Sicuramente potrebbe essere un'incognita da considerare, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che J-Sport oggi è difatti obbligato a concludere davanti ai rivali e a rimettere in piedi le finals che non sono partite per niente bene, anzi l'esclusione dalla top 12 gli permetterà di partire in 17esima posizione se non erro, quindi piuttosto indretto nel gruppo, e lui sarà il pilota che oggi avrà più pressione sulle sue spalle. Ha ancora 3 gare per recuperare, ma di certo il passivo che accusa già dopo un appuntamento è piuttosto evidente. Sto navigando sul sito, potete farlo anche voi ovviamente dalla chat. Buonasera a tutti quanti, benvenuti, grazie ancora una volta per la preferenza accordataci in questa serata. Leggo di tante dispute, insomma è stata una gara rocambolesca tra Flamin Luca, Alesi Gallias, Alesi Lopez, che quindi anche un po' di lotta marchiata Pro League, il buon Long che tra l'altro mi sostituisce per quanto riguarda i piloti provenienti dalla Pro League per l'accesso alle Finals, insomma si è malmenato con Michael da quanto leggo, quindi è stata una gara decisamente rocambolesca, come detto. Con il podio composto da Di Lecce, Stem e Mati Puzzo, J Sport in 17esima posizione, addirittura è arrivato soltanto davanti ad Emis, immagino autore di un'ennesima gara davvero faticosa nel complessivo. Navigando sul sito di 3D Rap, che come detto sponsorizza e mette in palio i premi per queste. Intanto ci siamo, quindi direi che possiamo andare con le immagini live. Momento, ve le recupero subito, cioè prima di interagire per avere anche l'app con il monitor del lifetime, quindi c'è da fare tutta la fase di accesso. E dicevo, per quanto riguarda Emis 3D Rap, vedevo che c'era anche un proprio sul sito di 3D Rap un acceleratore da volante, è una sorta di hands-on, è davvero il caso di dirlo. Allora, colleghiamo quest'altro, dovrebbe far girare l'app marca, quindi ci siamo troppo se andiamo con le immagini dalla pista, quindi insomma. Anche sotto questo punto di vista è
molto interessante. Per quanto riguarda Emis, invece, non utilizza quel sistema, bensì i potenziometri direttamente all'interno del volante. Così, insomma, è un sistema che viene anche utilizzato proprio nelle vetture di tutti i giorni. Ok, ci siamo, come di consueto, con i meccanici, questa fantomatica T-Pos che, insomma, Imparata, insomma, sì, ecco, pronti, ovviamente. stanno girando l'inno nazionale, ecco, sono lì tutti messi in postazione. Comunque, sì, sicuramente oggi G-Sport, come dicevamo, sarà quello chiamato ad effettuare la prestazione più imperiosa rispetto a tutti gli altri. Lì davanti partiranno coloro che sono arrivati al di fuori da top 10, quindi chi è arrivato rispettivamente undicesimo e dodicesimo andrà ad occupare la prima fila e avrà questo vantaggio che in una gara al 50% non è certo indifferente. Tante dispute, probabilmente anche perché la lunghezza che abbiamo visto lunedì constava essenzialmente di 14 giri, quindi bisognava capitalizzare subito le opportunità di cui si poteva approfittare, e quindi bisognava mettere dentro la vettura e inserirla senza troppi fronzoli, e questo ovviamente comporta dei rischi e talvolta non tutto va per il meglio, come abbiamo visto poi dai reclami presenti sul sito. Ancora il countdown che scende sempre su cifre più basse, quindi ormai pochi attimi ci separano dallo spegnimento dei semafori qui in Bahrain per la seconda volta all'interno di questa settimana. Un ordine in griglia totalmente inedito, con Alesi in prima posizione, seguito da Kaiser. Matte Alesi impegnato fino all'ultimo all'interno della Pro League nella lotta per il titolo, lotta per il titolo che poi fu assegnata proprio a Cartista, che oggi invece parte abbastanza indietro in quello che è lo schieramento delle 18 vetture presenti in pista. Ancora assente Schumi, che non vedo all'interno del parco piloti, quindi da ancora una defezione quello che è il campione della Sport League, mentre i semafori rimangono ancora spenti. Credo ci sia comunque il giro di formazione da effettuare, giusto Raffaele? Sì, c'è sicuramente il giro di formazione da dover affrontare. Stavamo vedendo adesso la griglia di partenza è riuscita a smuoversi appena si è disconnesso Emis, ed ho il dubbio che dovrebbe riuscire a riprendere il controllo della vettura senza essere squalificato. Insomma, corso della stagione è stato complicato. Nel dubbio diamo uno sguardo all'Alicuma, perché tutti quanti vanno sulla mescola a banda gialla. Non è previsto nessun peggioramento per quanto riguarda il meteo. Differenziano solo Long e J Sport, che ci domandavano anche dalla chat se è in pista. Eh sì, in pista, in 17ª posizione, parte con la gomma hard, quindi insieme a Long cerca di differenziare e prova in qualche modo a risalire. Sicuramente l'alternate strategy, così come la definiscono in inglese, è quella un po' più potenzialmente prolifica, lo era soprattutto nei capitoli precedenti. Quest'anno non ho ben chiare quelle che potrebbero essere le gerarchie, nonostante ormai siamo arrivati anche alla fine dei campionati. Comunque sulla carta è quella che dà un po' più di competitività, soprattutto nel finale, quando magari contano un po' di più le posizioni e quando si fanno anche un po' più pesanti i duelli. Certo, la scelta di Long e G-Sport è un po' più a lungo termine rispetto a quella degli altri, che si sono più o meno uniformati, ovviamente riferendoci sempre all'interno della top 10, in cui rischi vanno presi in maniera abbastanza relativa. Di legge SDEM non sono così lontani, ci sono sì 5 vetture frapposte tra J-Sport e il vicecampione della Master League, sono tante, si potrà sicuramente approfittare di qualche fase complessa allo spegnimento dei semafori. La partenza rappresenta praticamente, come in quasi la totalità delle case, il momento più caotico e frenetico, quindi quello dove approfittare, dove poter andare a trarre il maggior beneficio risulta essere anche un po' più facile rispetto ad altre fasi della gara in cui ci si può aspettare una situazione più stabilizzata. Questa è la starting grid, siamo arrivati fino a Matipuzio, che conclude la top 10, undicesima e dodicesima posizione proprio per, come dicevamo, SDEM e Di Legge, entrambi piloti della Master League, settima fila per Michael e Ricky Bizzo, mentre River Marathon e Dr. Long occupano quella che è l'ottava fila presente sul tracciato del Bahrain, chiudono J-Sport e Emis rispettivamente in diciassettesima e diciottesima posizione. Entrambi chiudono lo schieramento anche perché sono stati protagonisti di un contatto che poi ha determinato il loro scivolone in quelle che sono le retrovie di questi 18 piloti. Ci siamo perché sono ormai sul rettilineo che immette su quelli che sono i posti riservati in griglia. Arriva adesso il poleman, definiamolo così, anche se non è che si tratti proprio di una vera pole position effettiva, in quanto non sono state effettuate le qualifiche. Comunque Alesi, arrivando a dodicesimo alla gara precedente, oggi partirà davanti a tutti, ottiene la partenza al palo, Kaisermat dietro di sé, e eccoli che i primi due piloti stanno arrivando per prendere posto sulla griglia di partenza. Dunque ancora pochi attimi che ci separano dall'accensione, perdon, allo spegnimento dei semafori. Cartista posiziona male la sua vettura, viene squalificato per il momento, così come Emis. Dunque sono praticamente ormai tutti all'interno dei posti a loro riservati. Si ferma adesso la vettura di G-Sport, quindi credo che veramente manchi solamente la segnalazione del commissario per dare bandiera verde e assistere a quello che è l'inizio della seconda final. Semafori tutti accesi.
francesi in questo momento si spengono con Alesi che partirà davanti a tutti e parte in questo istante con un ottimo spunto, mentre Kaisermat viene preso alla sprovvista da Di Vampir e da Gallians, che rispettivamente salgono in seconda e terza posizione. Ne approfitta nuovamente poi il pilota alpine, che trova un piccolo spazio per inserirsi ma rimane alle spalle. Dunque in seconda posizione rimane la Williams di Di Vampir, mentre riesce a rimanere aggrappato al podio Cartista. Gallians deve cedere il passo al pilota alpine, Marco Guano in quinta, che riesce a prendere una casella a beneficio appunto dello stesso, mentre Lopeschi viene rispedito in sesta casella. Age Sport sale subito in 14ª posizione, dunque una partenza lampo per il campione della Master League, mentre Stem di Legge rimangono alle loro posizioni di partenza. Scusami Matteo, ciao a tutti intanto. C'è stato un problema con la sessione, dobbiamo ricreare per appunto la disconnessione di Emis, che non è riuscito a prendere il controllo della vettura, quindi qualche minuto e ricreiamo la stanza e rifacciamo la procedura di partenza. Mi sarà sicuramente contento J-Sport, aveva avuto una partenza veramente fulminea, aveva bruciato 3 piloti nel giro di poco tempo, forse approfittando anche del fatto che loro avessero rallentato sapendo della disconnessione di Emis. Comunque il campione della Master si era portato molto vicino ai suoi rivali, purtroppo per lui adesso sarà da ricreare la stanza, quindi tutta la situazione si congela, verrà resettata e assisteremo ad una nuova partenza. Qui vediamo ridere anche Luca Flaminio, anche lui forse un po' beffato da questa disconnessione di Emis e quindi da un secondo restart. Molto bene, allora andiamo in pubblicità, torniamo tra qualche minuto, a tra poco. Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerci sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega della Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch. Thank you.
Fit Insider è l'appuntamento settimanale alla quale non potrai rinunciare. Interviste, curiosità, approfondimenti su quello che c'è oltre le gare all'interno di Formula Italian Team. E allora, Fit Insider, ogni domenica alle 18 sui canali di Formula Italian Team. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti. E non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. M Land Rover Suzuki o Nissan? Nissan sicuro. Ma allora corri sul sito della 3D Rap che c'è la scocca del Nissan Patrol per i modelli di radio comandati. Insomma, ci sono anche i calzini da 3D Rap, oltre a tutto il merchandising per supporti per quanto riguarda, insomma, la nostra passione per il sim driving. 3D Rap che ancora una volta, insomma per la prima volta, ma ancora una volta vi ricordo, sponsorizza questa edizione 2023 per le Fit Finals. Buonasera anche a Marco Lugoni, ne approfittiamo finalmente per salutarlo decentemente visto che prima c'è stato un po' di caos. Buonasera, ciao Raffaele, ciao a tutti, buonasera a tutti. Molto bene, allora torniamo in pista, pronti per sperare nella partenza di questa seconda gara delle Finals 2023, seconda gara qui sul circuito di Sakhir in Bahrain, giro di formazione che di nuovo prende il via, sempre con i piloti che vanno a calzare le gomme che avevano preferito, insomma, al primo start, quindi tutti quanti con la gomma media, fatta eccezione per Long e J-Sport che differenziano e vanno sulla gomma hard. Nessuno si è ricreduto, rimangono praticamente come prima le scelte dei piloti, sempre Long e J-Sport sulla gomma spalla bianca, tutti gli altri sulla gomma media. Partire con la soft altamente sconveniente sulla carta, probabilmente potrebbe essere la gomma che monteranno Long e J-Sport nello stint finale, o magari anche loro verteranno sulla gomma media. Questo sicuramente sarà anche deciso poi da eventuale safety car o virtual safety car che potrebbero rimescolare ovviamente le carte in gioco. Fatto sta che non cambia neanche l'ordine ovviamente dei piloti, in quanto rimangono sempre gli stessi con lo stesso tipo di partenza, e anche Amy si è riuscito a rientrare all'interno della lobby per poter prendere parte a questa gara. Ennesimo giro di formazione che si snoda su quello che è il tracciato qui in Bahrain.
Alesi partirà di nuovo davanti a tutti, lui che è riuscito a sfruttare bene la pole position e a prendere soprattutto il sopravvento nei confronti dei rivali, mentre Kaisermatt si è fatto sorprendere non solo da Di Vampir ma anche da Gallians. Molto sfortunato il pilota McLaren, che forse non è neanche riuscito ad approfittare al meglio dello spegnimento dei semafori, si è fatto trovare un po' impreparato, la frizione non è salita magari come si aspettava e questo ha fatto sì che rimanesse piantato praticamente sul Pezzola. Non abbiamo visto pattinamento ma proprio un'incertezza forse nel rilascio della frizione. Avrà un'altra opportunità il pilota McLaren per figurare al meglio, per tenere in alto quelli che sono i valori del team di Woking. L'altra McLaren è in nona posizione con Luca Bigno. Luca Bigno che partirà davanti a Sdem e Di Liegge, che sono stati i suoi principali rivali nella gara di lunedì. Oggi anche fra sé e Sdem e Di Liegge, come dicevamo, la vettura di Mati Puzzo, quindi di certo un'opportunità da non farsi sfuggire. Potrebbe tentare di risalire più velocemente il gruppo in modo tale da mettere ancora più piloti, ancora più tempo fra sé e quelli che sono in teoria i piloti più competitivi sulla griglia, fatta eccezione per G-Sport che però parte molto indietro. Anche lui in precedenza autore di una grandissima partenza dalla 17esima piazza fino alla 14esima, poi però quello che è stato l'interruzione della gara per via dell'interruzione e per via della disconnessione, pardon, di Emis. Ancora una volta ci siamo con Alesi che arriva sulla griglia di partenza, è l'unico pilota forse a non proseguire con le oscillazioni per voltare in temperature pneumatici, poi realmente tutti gli altri decidono di andare a percorrere una traiettoria rettilinea per posizionare al meglio la propria vettura. Vediamo se Alesi effettuerà un posizionamento stile Verstappen a Melbourne. Sembra che in questo caso sia stato un po' più conservativo il poleman. Arriva in questo caso anche Emis, che allora è l'ultimo pilota, è il 18esimo presente in griglia, e attendiamo la segnalazione dei commissari, come fatto per pochi minuti fa per la prima partenza, per decretare l'inizio definitivo di questa seconda gara delle finals al 50% sullo stesso tracciato di Sakhir in Bahrain. Tutto è pronto, i caricamenti sono stati effettuati, siamo a bordo adesso con la Ferrari di Gallians, si accendono tutti i semafori, dunque ancora qualche attimo di tensione prima dello spegnimento e inizio definitivo di questo Gran Premio che parte proprio in questo istante. Molto meglio la partenza di Kaisermatt in questo frangente, con Alesi che si fa subito difensivo per difendere la prima posizione, sono affiancati di Vamper e Kaisermatt all'interno, ma non stacca tanto profondo quanto il pilota Williams, che allora sembra essere abbondantemente davanti alla McLaren di Kaisermatt, che viene ancora una volta scavalcata, finisce in terza posizione, Cartista rimane quarto e Gallians perde a sua volta una casella, mentre Luca Bigna, autore di una partenza veramente molto rapida, infatti dalla nona sale fino alla sesta posizione, ancora bagarre tra Gallians e Cartista, con il pilota Ferrari che cerca di trovarsi uno spazio all'interno della Williams, che però si fa trovare preparata e riesce a rimanere davanti in quarta posizione, dunque deve attendere ancora una volta Gallians prima di provare il sorpasso. Ancora tanta battaglia tra Flaminio e le vetture che lo seguono, ci riferiamo soprattutto a Mati Puzzo, che dopo il podio di lunedì vuole ripetersi quest'oggi, non trovando però lo spazio in questo frangente, mentre si gira l'Alpin di Mati Puzzo, che allora compromette sin da subito la sua prestazione dopo l'ottima e eccellente prova offerta lunedì, quindi bandiere gialle che vengono sventolate nel secondo settore, ma abbiamo già visto un primo colpo di scena in questa gara delle finals. Grande partenza ancora una volta per J-Sport, si è distreccato bene, è risalito fino alla 14esima posizione, ancora la lotta lì davanti per la top 5, questa volta è Luca Bigno che va al sorpasso di Gallians, che un po' alla volta sta scivolando, sta perdendo le posizioni che aveva guadagnato al via, si affaccia all'interno anche Lopez, che molto aggressivo in questa manovra, trascina fuori Gallians che cerca di resistere. Da segnalare il drive-thru che dovrà scontare nei prossimi tre giri Ricky Bizzo per falsa partenza, è scattato poco prima dello spegnimento dei semafori. Ruota a ruota ancora Lopez e Gallians, con Gallians che alla fine deve cedere, questa volta più pulita la manovra da parte di Lorenzo Damori, torna ai box, freccia a destra subito Ricky Bizzo, peccato, aveva fatto sì una bella partenza guadagnando tante posizioni, ma ovviamente rilasciando la frizione in anticipo. Non ci sta Gallians, va profondissimo in staccata, la tirata profonda anche Lopez, tant'è che non è riuscito ad incrociare nel migliore dei modi a curva 1, l'uscita da curva 2 è tutt'altro che felice, scomita lì dietro Marco Gano, Flaminio, Stem, sanno che vogliono risalire e che in questa lotta stanno perdendo tanto tempo. Già un secondo e mezzo di ritardo rispetto a Luca Bigno, che adesso è quinto, da nono a quinto in poche curve, anzi in un giro praticamente, per Luca Bigno, che è riuscito a guadagnare tantissimo vantaggio soprattutto nei confronti di Sdem e Di Liegge, che sono ancora decimo e undicesimo rispettivamente. Questa battaglia tra Gallians e Lopez che sta un po' tappando il gruppo, con Marco Gano che si fa sempre più pressante per cercare a sua volta di ingaggiare battaglie e soprattutto di avere la meglio rispetto ad un duo molto battagliero sin dalle prime fasi, con Gallians esponente della Prime League, mentre
Lopez, che appartiene alla Pro e anche lui coinvolto nella lotta 3 per il titolo finale che si è conclusa proprio ad Abu Dhabi. Fino ad ora riesce a resistere quello che è l'attacco di Gallians e riesce a reprimere i tentativi di assalto messi a segno da Lopez, che rimane in settima posizione adesso, però forse potremmo esserci con un Marco Gano che va ad insidiare proprio la formazione di Lopez, che poi decide di alzare il piede. Non c'era lo spazio lì, mentre una vettura è finita molto larga in arrivo a curva 13, è riuscita poi a tornare in pista molto larga ancora una volta. Una Haas è quella di Legge, credo, che è insediato da Sdem in questo frangente. Di Legge che ha ancora il DRS della vettura davanti a sé, quindi potrà difendersi a partire da questo giro anche dagli attacchi della Aston Martin alle sue spalle, che sembra avere un po' più di passo in questa prima fase. Infatti si è fatto subito molto minaccioso nei suoi specchietti. Di Legge che era andato al sorpasso di Sdem, poi ha avuto un fine T2 inizio T3 tutt'altro che felice, si è mosso tanto al posteriore della sua Haas G-Sport, che insomma all'indicesima posizione vede tutto questo gruppetto che porterà fino alla sesta posizione, 3 secondi addirittura già tra Luca Bigno e Gallians. Tra l'altro Luca Bigno adesso è anche abbastanza vicino a Cartista, abbiamo visto una Red Bull provare anche il sorpasso, si trattava proprio della vettura di G-Sport che rimane in ogni caso 13esima posizione. Lui che con questa gomma hard è stato autore di una partenza veramente molto forte ed efficace, si prova forse qui Lopez che arriva a curva 8, molto facile il contatto in questo frangente, fortunatamente non arriva nessun tipo di queste dinamiche tra i due piloti, che dunque si mantengono puliti e soprattutto Gallians si mantiene davanti a un Lopez che ci sta provando in ogni modo. Adesso offre anche spunto a Ganu che si inside all'interno, passa in settima posizione. Il pilota Aston Martin è riuscito ad approfittare di un errore di Lopez, che è andato lungo l'impostazione di curva 10 per evitare proprio la vettura di Gallians dinanzi a sé, e in questo caso tra i due litiganti di terzo godo e riesce a salire in settima casella Marco Ganu, che adesso punterà sicuramente quello che è il posteriore della rossa di Maranello, che sembra non avere il passo per reggere il confronto con quelli davanti, ma nemmeno con i piloti che lo seguono. Bandi ha ragione andando esposto per il testa coda di Matipuzzo in trazione, l'uscita del tornantino lento secco verso destra curva 8, danno pesante all'ala per lui, quindi sicuramente tornerà ai box in questo giro. Nel corso di queste prime tornate, forse addirittura in lotta con Sdem, è arrivato un leggero danno per la Haas di Legge sulla paratia di sinistra, molto leggero, probabilmente sotto il 10%, magari nemmeno lo sentirà così pesante finché soprattutto sarà qui scia Lopez, che è ancora birbante qui nel tentativo di rinfilarsi nei confronti di Marco Gano. Sicuramente Lopez che stizzito, perché insomma era lì, aveva appena superato Gallians, è stato reso avanzato, adesso si troverà attaccato a tutto questo gruppone, credo anche in deficit a livello di batteria, Lorenzo D'Amore che si vede affiancato e sopravanzato anche da Luca Flaminio. Qui Gano se ne ha di più rispetto a Gallians, intanto ci sono ancora affiancati in arrivo a curva 5, 6 e 7, anche qui molto ristretto lo spazio, molto abili nel non toccarsi, nel concedersi i giusti millimetri per evitare di finire in testa coda. Grande duello tra Lopez e Flaminio che ancora deve insistere, perché è stata veramente dura la difesa di Lopez, che nella correttezza è riuscito a respingere il primo tentativo di attacco da parte del pilota Mercedes, che adesso azionerà nuovamente il DRS per riavvicinarsi, probabilmente ci riproverà poi in arrivo sul rettilineo finale, che rappresenta ovviamente l'opportunità di sorpasso più evidente su questo tipo di tracciato. Insegue ancora molto stretto a contatto qui Flaminio e Gano non è riuscito a trovare il varco nei confronti di Gallians. Diciamo che se dovesse avere di più il pilota Aston Martin dovrà provarci nell'immediato, anche perché potrebbe mettere al di fuori del DRS proprio lo stesso pilota Ferrari e quindi scavare un piccolo solco tra sé e questo gruppetto che è compattissimo. Pensate che si estende dalla ottava posizione di Lopez, che adesso fino alla sedicesima di Long, infatti così 16esima di Long, quindi è molto ampio. Mentre si è ritirato Matipuzzo ai box, quel danno era troppo evidente e aveva immaginato che la sua gara fosse già compromessa. Mentre ci siamo, perché Marco Ganu ne ha di più rispetto a Gallias, riesce ad avere la meglio rispetto al pilota Ferrari, si porta davanti addirittura prima di arrivare in staccata, dunque sale in sesta casella, scivola in settima Gallias e il prossimo ad arrivare probabilmente sarà Flaminio, che anche lui, come ha fatto vedere proprio da Ganu in quel rettilineo lunghissimo, è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Lopeschi. E abbiamo l'Haas di Legge che in questo caso sorpassa proprio la formazione di Lopez, che non deve aver avuto una trazione efficace da curva 2 e che quindi si espone anche ai pericoli di nuovo sorpasso da parte delle vice campioni della Master League, che riesce nella sua impresa, si porta in nona casella e adesso andrà l'attacco di Flaminio, mentre Sdem rimane incastrato proprio alle spalle dell'Alfa di Lopez. Questo potrebbe essere un fattore che andrà a favorire una leggera fuga da parte di Legge, perché se Sdem non dovesse riuscire a superare Lopez di qui a breve, ecco che Legge potrebbe approfittarne per andare a mettere dello spazio e del tempo tra sé e quello che è un pilota veramente pericoloso come Sdem.
ci stiamo concentrando in questa lotta appena fuori alla top 5. Lì davanti tengono davvero un ottimo ritmo Alessi, Van Per Kaesermat e Cartista, ed anche Luca Bigno. Vanno via tutti quanti abbondantemente sotto addirittura il mezzo secondo. Luca Bigno mi sembra quello più propenso a voler smuovere gli equilibri. Vediamo se su questo ennesimo passaggio sul rettilineo principale riesce ad uscire meglio da Coro 1 rispetto a Lucio Manno, campione di questa stagione 2022-2023 con la Pro League. Sembra tutto nulla di fatto, addirittura Cartista sembrava più vicino a Kaesermat. Vediamo se prova ad affacciarsi, si fa vedere sulla specchietto di destra, nulla da fare, prende i freni in mano in anticipo, grande staccata da parte di Luca Bigno che su questa frenata in anticipo da parte di Cartista prova ad infilare il muso della sua McLaren all'esterno, ma nulla da fare, va anche Stem dentro in curva 1 nei confronti di Lopeschi, così come Flaminio con Gallians, e Gallians è costretto a tagliare curva 2 per rispettare, non andare ad impattare la pancia di sinistra della Mercedes di Luca Flaminio che sale in settima posizione. Gallian si era salito sopra secondo nei confronti di Gunn, adesso Flaminio in virtù del duello appena accaduto e appena conclusosi proprio con la Ferrari di Gallians, anche lui paga un ritardo superiore al secondo, mentre Di Legge è riuscito a rilanciare i rapporti, diciamo così, quello che era il suo ritardo rispetto a Gallians, ma anche Stem ha sorpassato Lopez, che quindi sono di nuovo l'uno di fianco all'altro i due piloti della Master League, quindi l'ipotesi di una ipotetica mini fuga da parte di Di Legge è stata subito smentita e soprattutto sventata. Ancora nulla cambia nei primi 5 con Luca Bigno che rimane ad inseguire in quinta posizione, mentre vediamo Michael e l'Aston Martin di Stem, anzi no, G-Sport che fa da spettatore in un duello tra i due Aston Martin, sembrerebbe. Infatti è così? No, è un doppiato? Deve aver commesso un errore Stem in frenata alla 9 perché è stato passato a Lopez che ha perso tanto tempo nei confronti di Tamorri, e tanto che Michael si era fatto vicino, quindi forse un errore o in frenata oppure in trazione al tornantino per Stem. Questo permette a Di Legge di respirare, soprattutto di tirare un sospiro di sollievo, anche perché Stem è uno dei piloti più temibili da avere alle spalle, soprattutto in questo momento della stagione, ha ben figurato in quelli che erano gli appuntamenti terminali della stagione della Master League, ottenendo più vittorie e qualcuna anche in modo consecutivo, ottenendo le vittorie back to back, quindi di certo un pilota di tutto rispetto. Di Legge ultima e sorpasso nei confronti di Gallians, che però risponde subito staccando molto tardi, rimanendo affiancato all'as del vice campione della Master League, che però prevale in trazione tenendo giù il piede e forse anche un po' più confidente quello che è il suo talento e quelle che sono le capacità e le setup della propria vettura, che allora prevalgono rispetto ad un Gallias un filo più incerto in quel frangente. Fatto sta che Di Legge in questo tipo di sorpasso ha perso in maniera sensibile rispetto a Flaminio, che è volato a 1,4 secondi di vantaggio. Adesso dovrà scendere nuovamente sotto al secondo Di Legge, guadagnare questi 5 decimi prima di poter azionare il DRS, mentre vicinissimo in questo caso Bigno nei confronti di Cartista, quasi a toccare il posteriore della Williams nella frenata di curva 10. Qui entrambi hanno il DRS, quindi di certo Cartista riuscirà a difendersi in maniera efficace ad un tentativo di sorpasso da parte di Luca Bigno. Dovrà stare comunque molto attento il pilota Williams, perché se il distacco dovesse rimanere tale è comunque molto prevedibile una staccata profonda in fondo a curva 1 da parte di Luca Bigno. È passato anche G-Sport nei confronti di Michael all'inizio della precedente tornata, anche per lui nel complesso tra curva 1, 2 e 3 sicuramente il logo più gradito da parte dei piloti per tentare un attacco ed anche per provare a difendersi in qualche modo. Gallias è stato molto rispettoso, lì si può essere un po' più crudeli nell'accompagnare il proprio rivale verso il cordolo esterno di curva 2 in modo anche da compromettergli l'accelerazione e provare ad arrivare alla 4 con un po' più di spunto per replicare la manovra di sorpasso ed anche vedere dove è la zona di DRS, perché se non vado errato dovrebbe esserci il detection point, dovrebbe essere posto qui in uscita dalla 1, c'è cioè una linea a terra, no, non è linea alla 1, intanto lotta ancora tra Stem e Lopez, che è quello lì in uscita dalla 2. Eccolo lì, quello all'interno, il pilota Aston Martin che riesce a concludere un sorpasso agevole, ci prova anche G-Sport approfittando di una staccata molto anticipata da parte di Lopeschi, non riesce per qualche millimetro a prendere la posizione, poi una volta spalancato il DRS, soprattutto beneficiando di un'ottima trazione, un ottimo grip in uscita da curva 3, riesce ad affiancarsi nuovamente a Lopeschi che concede qui l'interno, si difende ancora una volta però il pilota Alfa Romeo che non vuole alzare il piede, non vuole concedere con troppa facilità la posizione a G-Sport, si toccano addirittura forse due per un attimo, alla fine prevale però il campione della Master che passa davanti andando ad approfittare soprattutto della traiettoria più interna nella sequenza di curve di 5, 6 e 7 e quindi si porta in undicesima posizione proprio alle spalle di Stem in zona DRS soprattutto, dunque G-Sport potrà sin da subito spalancare l'ala e per lui con questa gomma è un vantaggio non indifferente, va lungo intanto Stem in uscita dalla 10, non ottiene una grande accelerazione dalla stessa curva, questo permette a G-Sport di guadagnare ulteriori metri che saranno molto molto preziosi nelle fasi successive in virtù e in previsione soprattutto di un possibile attacco alla decima casella occupata da uno Stem che sembrerebbe essere in difficoltà, mentre
tutt'altro che in difficoltà è Luca Bigno, che è sempre vicino a questa Williams di cartista, non riesce però a trovare il giusto varco, il giusto spunto, forse anche la giusta occasione per andare ad arpinare la quarta posizione. Dinanzi a sé poi avrebbe il compagno di squadra Kaisermatt. Ancora un altro giro che inizia, parliamo della decima tornata, con Luca Bigno che si avvicina con la scia di RS ed ERS, ma non a sufficienza per tentare un attacco furibondo in fondo alla staccata di curva 1. Si avvicina ancora una volta qui in maniera molto pericolosa, concede lo spazio cartista, forse illuso da un possibile inserimento da parte di Luca Bigno, poi però si riprende nella successiva sequenza di curva 2 e curva 3 e riesce a rimanere anche in questo caso davanti, mentre crisi nera per un Gallians sorpassato adesso da SDEM e subito messo alle strette da parte di un J-Sport che non vuole mollare oggi, sapeva di partire in fondo, sapeva di dover mettere a segno una gara in rimonta e lo sta facendo. Gallians anche lui molto battagliero, abbiamo visto profilarsi di nuovo la Ferrari di Gallians all'interno nei confronti di SDEM, poi è rimasto semplicemente una minaccia, un tentativo di disturbo anche perché non sussistevano le condizioni minime, però un Gallians che oggi non dà nulla per scontato, anzi dà molto peso alle posizioni, mentre J-Sport ci prova qui in arrivo a curva 8, difficilissimo il sorpasso messo a segno dalla pilota Red Bull che sfrutta forse una piccola impreparazione e leggerezza da parte di Gallians che non si aspettava un'infilata del genere in quel punto. Con una prodezza J-Sport riesce a salire nella decima posizione e tiene la coda di uno SDEM che potrebbe trainarlo su fino alla nona posizione, fino all'ottava posizione di Dilegge, quindi ottima strategia di J-Sport, ma soprattutto grandissimo quello che è stato il suo sorpasso. Nel mentre sta tornando sotto Marco Gano, è riuscito a battere il muro di 3 secondi nei confronti della top 5, effettivamente il gruppetto lì davanti che sta tirando con sempre Alessi davanti a Vampir, Kaiser, Mattacartista e Luca Bigno, si porta nello zainetto Marco Gano Flaminio, Dilegge invece rimane costante intorno ai 2 secondi e mezzo da Luca Flaminio. Ha fatto un piccolo errore Gallians, uscita dalla prima destra del T3, torna in box Dilegge ed anche SDEM, che mi era sembrato molto in difficoltà a livello di frenata, forse un po' esagerato per quanto riguarda questa fase di grande lotta nel primo stint. È possibile che il piccolo danno causato da Dilegge possa essere un po' la causa del passo non eccellente del pilota Haas quest'oggi, perché lo vedo un po' più in difficoltà rispetto a lunedì che girava su dei tempi molto più competitivi, era forse uno dei piloti più veloci in pista, mentre oggi fa molta più fatica, così come anche SDEM viaggiano su un ritmo decisamente più alto rispetto alla giornata di lunedì. Entrambi comunque vanno su gomma hard, si ferma anche Ricky Bizzo attualmente ai box, sta anche lui andando a chiamare i propri pneumatici e anche qualche componente della vettura perché la sosta è piuttosto prolungata. Anche lui poi decide di andare a selezionare la gomma spalla bianca, quella più longeva e quella che sicuramente li porterà fino alla fine della gara. Adesso i piloti che hanno effettuato il pit stop dovranno sicuramente incrociare le dita e sperare che non escano a safety car di qui a breve, altrimenti la loro strategia andrà in fumo, verrà polverizzata. Ha sicuramente influito sul ritmo di gara, in particolar modo anche per quanto riguarda immagino l'usura dell'anteriore destra, non così dell'anteriore sinistra, particolarmente sollecitata visti i due lunghi curvoni verso destra che vanno a mettere tanta pressione di innalzare la temperatura dello pneumatico. Vediamo cosa sta fanno qui davanti, perché errore intanto, no, si è girato cartista in trazione all'ultima curva, sembrava un punto strano per fare un sorpasso da parte di Luca Bigno, quindi scivola in settima posizione Lucio Manno. Era molto vicino comunque Luca Bigno, era molto vicino nei confronti di cartista, erano circa un decimo e mezzo di ritardo, mentre Flaminio qui si difende nei confronti, anzi no, va all'attacco di Marco Gano. Flaminio riesce a riacciuffare la Aston Martin di Marco Gano con un live bomb o qualcosa di simile, è andato a prendere la posizione nei confronti del pilota Aston Martin, quindi Flaminio che risale gradualmente il gruppo e lo fa anche Michael, ai danni di un Gallians che scivola in decima posizione. Dicevamo che comunque Luca Bigno era molto vicino, mentre Gallians ci riprova in fondo a curva 4, che gran tentativo da parte del pilota Ferrari che si prende un monte infinito di rischi, veramente molto azzardata la manovra in quelle circostanze, soprattutto da una distanza del genere. Fortunatamente lo vede proprio all'ultimo Michael che lascia spazio, e anche Lopeschi era deciso di approfittare di quella che poi sarebbe stata una cattiva trazione, una cattiva accelerazione in uscita da parte di Gallians. Sfortunatamente per il pilota dell'Alfa Romeo non riesce a concretizzare quelli che poteva essere una buona scelta strategica e rimane a inseguire in undicesima posizione. Dopo aver perso una cosa tra le 6 e le 7 posizioni, Gallians e Lopeschi si ritrovano di nuovo in battaglia, felice di vedere anche l'indicesima posizione Emis, per ora con un ritmo costante, in tredicesimo a Long, insomma è tutto un triello che sì, al momento è per la tredicesima posizione, ma è tutto un trenino che sì, per il momento è alla tredicesima posizione, ma potrebbe portare fino alla sesta, forse settima, ottava, in maniera un po' più obiettiva, perché ci dobbiamo considerare anche SDEM e Dilegge che torneranno su, Dilegge con una tra virgolette penalità di 5 secondi visto che è andato a sostituire l'ala, quindi
sarà un po' più indietro nel gruppone, probabilmente tornerà di nuovo dietro a Gallians e Lopez. Van de Box anche lì davanti, Luca Bigno e Flaminio, tutti quanti ovviamente per andare sulla gomma hard. Undercut di Bigno, che probabilmente si è reso conto di avere più passo rispetto ai piloti che lo precedevano e che il pit stop sarebbe potuto essere una delle scelte più azzeccate per andare a guadagnare tempo, anche perché superare in pista quando i piloti sono tutti sotto al secondo e quindi in un treno di DRS è molto complicato, in quanto tutti possono difendersi e tutti possono sfruttare una velocità di punta maggiorata per andare a respingere eventuali attacchi. Intanto giro veloce per Di Leggio, un primo, il 31.899, migliora quella che era il record in gara e se lo porta in casa Haas, rimane comunque in sedicesima posizione per il momento. Contatto che arriva in questo caso tra Alesi e la vettura di Vampir, credo di aver visto la Williams di Vampir, che infatti è priva dall'alettone anteriore e per questo sarà penalizzata in termini di passo, perderà tantissimo tempo in questo giro infatti andrà a effettuare sicuramente una sosta, anche perché non è possibile stare fuori con un alettone dilaniato. Brutto contatto lui alla 10, difficile impostare la frenata, traiettorie diverse anche da parte dei vari piloti, si percorre ad una velocità veramente molto bassa e il contatto è abbastanza facile da andare ad effettuare in quella circostanza. Un gran peccato per entrambi, perché erano comunque in testa al gruppo, stavano disputando un'ottima gara e molto brutto vederle così, anzi no, è ricomparsa la lettone, quindi credo che forse semplicemente un'illusione ottica quella che ho visto. Rientra comunque box di Vampir, infatti la lettone nero della Williams mi ha un po' illuso. Nemmeno il live timing ci può aiutare, perché si è incagliata letteralmente l'app appena ha visto questo contatto, appena visto questo contatto è rimasta basita anche lei. Mark sta, credo, riavviando tutto quanto, non va a cambiare là la Vampir, quindi non ha avuto danni, incredibile, una situazione davvero sfortunosa, in particolar modo per Alesi, che aveva davvero ben guidato per questi primi 12 giri questa Future Race qui in Bahrain, la seconda gara di 4. Appena tolto il limitatore ha perso un po' il posteriore Vampir, che rientra dietro Luca Bigno, quindi è riuscito l'undercut ancora una volta. Grandissima il feeling da parte di Luca Bigno, l'ha già dimostrato in Sport League, per il portare la gomma in temperatura. Lotta tra Flaminio e Ganu, credo, con Flaminio che prima della sosta era davanti, quindi è riuscito a rimanere davanti a Marco Ganu ed ha già la gomma in temperatura. Alesi si ritrova in dodicesima addirittura, quindi ha perso 5-6 secondi con quel testa coda. Un gran peccato per lui, che non aveva commesso alcun tipo di errore fino a quel momento, nonostante avesse ricevuto la pressione costante di 4 piloti, 3 piloti alle sue spalle per tutta la durata della gara fino a quel momento. Quindi un Alesi sicuramente amareggiato. La gara è comunque ancora lunga, ne mancano 17 giri da fare, praticamente, per essere più precisi 16 giri e mezzo, mentre vediamo anche il sorpasso di Michael nei confronti di Lopeschi che si fa rivedere forse un po' qui all'esterno per tentare di incrociare in uscita alla 10 e approfittare di quello che sarà la velocità maggiore offerta dal DRS, mentre Kaisermatt prosegue per un'altra tornata. Sicuramente sarà alle spalle di Luca Bigno una volta effettuata la propria sosta box. Luca Bigno, che adesso sarà diventato il nostro leader virtuale, mentre Cartista invece saggiamente torna ai box per anticipare non solo la sosta di Kaisermatt, ma rispondere ovviamente a quelli che sono stati i pit stop messi a segno da Luca Bigno e di Vampir rispettivamente 1 e 2 giri fa. Adesso Luca Bigno si è trovato anche in una situazione di relativo vantaggio, anche perché aveva River Marathon che distava 3 secondi, però nell'ultima tornata è riuscito a guardare un secondo e mezzo nei confronti del pilota che lo precede, quindi una differenza di ritmo piuttosto evidente in questa fase del Gran Premio, che va a premare ovviamente quella che è il ritmo offerto da Luca Bigno, che adesso è in zona DRS nei confronti di River Marathon, attualmente in quinta posizione, mentre più o meno tutti ormai sono rientrati box, fatta eccezione per i primi 5 piloti in cui è presente, sono presenti J-Sport e Dr. Long, che sono su gomma hard e Long viene segnato su gomma media. Credo forse è un errore, Raffa, o è giusto così? Long no, è sull'hard. Ormai che si è bloccata il live timing, credo meglio toglierlo il void jet per le gomme. Dovrebbe essere ripartita, però ora ho controllato. Okay. No, Ganu, dove? In trazione al tornantino sulla sinistra, e questa è una manna dal cielo per Kaisermatt, Gallians che non si erano fermati, ed anche River non si erano fermati con la gomma media, mentre avevano fatto lo stesso J-Sport e Long con la hard. Adesso G-Sport e Long che andranno sicuramente su gomma media, una gomma media che arriverà fino in fondo, a questo punto riuscirà ad arrivare fino in fondo. Saranno un po' sulle tele o comunque ce la si fa tranquillamente secondo te, Raffa? No, arrivano sicuramente, ovviamente per Kaisermatt arriva la hard, ma la media invece per J-Sport e Long
Art, immagino per Allianz, non credo nessuno insomma tenterà l'azzardo, effettivamente la soft, tutti gli altri invece anche con la media si arriva tranquillamente, ne avevano già fatti 14 nel carico di carburante, quindi vediamo dove è Luca Bigno davanti a J-Sport, dietro a Kaisermatt. Vediamo se J-Sport con Vampir, J-Sport può accelerare, no, appena dietro a Vampir, che poteva fare la corsia d'accelerazione in uscita dalla pit lane, insomma non dovendo rispettare il delta. Vampir invece non credo Gallia Cartista Kaisermatt, l'ho chiamati tutti, avesse preso la safety car, quindi non credo che avesse il delta Vampir. Comunque insomma è riuscito a stare davanti a J-Sport e in un modo o nell'altro è risalito fino alla quarta posizione. Sfortunato in gara 1, riesce a rifarsi nella seconda gara delle finals, ed è certo quel che è stato un po' ristabilito il karma per J-Sport, si è un po' equilibrata la situazione, molta la sfortuna accusata per lui nell'evento di apertura delle finals, ora invece va a riprendersi un po' quello di cui era stato privato. Una dinamica abbastanza curiosa tra D'Vampir e J-Sport. D'Vampir poteva accelerare anche perché, come dicevi tu, non aveva un delta da rispettare, e sappiamo che in quei casi ciò che fa fede è la linea che delimita la fine della corsia d'accelerazione. Se il pilota è davanti a quel punto, ha allora diritto a ricevere la posizione, e in quel caso non è stato così per J-Sport, che allora ha dovuto cedere il passo ad un Vampir che adesso è virtualmente a podio, avrà un grandissimo lavoro da fare per difendersi da un J-Sport alle sue spalle, soprattutto un J-Sport con gomma media nuova, e nuova sia anche la hard di Vampir, Luca Bigno e di Kaisermatt, però ovviamente paga un po' più di passo rispetto alla gomma a spalla gialla. Dunque J-Sport rimane il pilota favorito, credo, a questo punto per trionfare quest'oggi in virtù della mescola più competitiva e ovviamente anche del talento e della caratura del pilota, che non ha nulla da invidiare a nessuno di coloro presenti in pista, così come Vai di Legge, Sdem, lo stesso Luca Bigno, che si sono dimostrati altamente competitivi e capaci di grandissime prestazioni. Fa anche torna alla ribalta Gallians in sesta casella, che è riuscito ad approfittare di questa safety car, quindi nonostante fosse stato protagonista di molti duelli nelle fasi iniziali della gara e avesse perso molte posizioni rispetto a quello che era la sua posizione di partenza, riesce comunque a rimanere in quelle che sono le posizioni più importanti. Assolutamente sì, sarà molto interessante la lotta lì davanti, perché Luca Bigno lo vedo bello carico, bello pronto, insomma a livello di lotta J-Sport non dico facilmente, ma dovrebbe riuscire a sovranzare sia Vampir che Kaisermatt. Ho qualche dubbio nei confronti di Luca Bigno, mi aspetto poi una bella lotta per l'ultimo gradino del podio tra Kaisermatt e Vampir, che nel corso delle ultime gare della stagione di Sport si sono presi letteralmente a cartoni in faccia per strapparsi il biglietto d'accesso alle finals. Poi insomma l'assenza di Show Me Legend ha dato il via libera a Matteo Geraci di poter partecipare e ben figurare in questa edizione con le finals, che dovrebbe essere la quinta se non vado errato. La prima dovrebbe essere stata nel 2017 sotto suggerimento di Chill, se non vado errato, Mark, non ricordo se 2017 o 2018. È difficile ricordarsi, però sì, più o meno sì, dovrebbe essere il 2017, magari lo andiamo a recuperare, ecco. Mentre durante la safety anche Sdem e Di Legge ne hanno approfittato per fare un'ulteriore sosta, così come Alesi, Michael, Lopeski e Demis, credo, e poi anche Rivermaton e Ricky Bizzo. Praticamente tutti i piloti da Sdem in poi, anzi da Falmini in poi, hanno effettuato le soste, dunque loro erano sulla hard, con l'ingresso della safety car hanno deciso di rimettere una gomma media, quindi praticamente i piloti che montano gomma spalla bianca in questo caso sono Kaisermatt, Luca Bigno, Di Vampir, Cartista e Gallians. Tutti gli altri montano gomma media che li porterà fino in fondo e che gli potrà offrire un passo decisamente più competitivo rispetto al resto dei piloti, anche se la situazione è pressoché uniformata. Mentre la safety car rientrerà all'interno di questa tornata, vedremo se Kaisermatt riuscirà ad approfittare di una ripartenza efficace e mettere quel gap necessario tra sé e Luca Bigno per difendersi in fondo a curva 1, protagonista di non un'ottima partenza nella prima partenza effettiva di questa finals. Si è ben difesa invece nel secondo restart, ma ci siamo con lo strappo che viene dato proprio in questo momento da parte di Kaisermatt, che non riesce a sorprendere Luca Bigno, che allora può rendersi subito pericoloso, tanta bagarra anche tra Di Vampir e J-Sport. J-Sport che sale subito in terza posizione, le due McLaren in battaglia in fondo a curva 1 con Luca Bigno all'interno nei confronti di un Kaisermatt che viene allora sorpassato e finisce in seconda posizione. Non molla, ma alla fine deve dare strada, deve concedere il comando di questo gran premio a Luca Bigno. Anche J-Sport si insidia proprio tra Kaisermatt e l'altra McLaren,
riesce a salire nella seconda posizione sfruttando una cattiva accelerazione in uscita dalla 3 da parte di Kaiserman, che allora perde non solo la leadership ma anche il secondo gradino del podio, magari anche tra Flaminio e Sdemmin in questo frangente, con il pilota Aston Martin che ne approfitta e fa e allarga un po' i gomiti qui nei confronti di Flaminio e si porta all'interno della nona casella. Non è finita però, perché lì dietro c'è lotta anche tra Michael e Alesi. Michael che riesce a salire in undicesima posizione con un Alesi molto battagliero che si mette a battagliare ancora in arrivo alla 10 senza trovare però alcun risultato, dunque rimane a inseguire e precipita in dodicesima casella. Perde due posizioni invece Long, attaccato all'interno della 9 da Di Legge, poi ha avuto una pessima trazione in uscita dalla 10 e viene sverniciato da Stem. Grande sorpasso da parte di Magola, alla staccata del tornantino tutta dall'esterno nei confronti di un Alesi che sì, aveva anticipato la frenata per evitare il contatto con la vettura davanti a lui. Michael invece è andato tutto all'esterno, profondo in frenata, facendo sì più strada ma portando più velocità ed a casa l'undicesima posizione. Guida il gruppo Luca Bigno che ha un vantaggio di 5 decimi nei confronti di G-Sport, mentre subito salito sopra il secondo Kaisermatt, dunque virtualmente escluso dal DRS il secondo pilota McLaren in pista. Bagarre tra Gallians e Di Legge che riesce a salire in sesta posizione. Sdem rimane ancora incastrato alle spalle del pilota Ferrari, mentre di Dr. Long e Flaminio derby in casa Mercedes, con un Flaminio che riesce ad approfittare nei confronti del compagno di squadra che viene anche infilato in questo caso da un Michael che si insidia tutto all'interno, va anche sulla parte sporca della pista pur di prendere la posizione. Gran contatto tra i due con un ritiro che arriva per Long, un contatto incredibile, un impatto devastante contro le barriere che dilania la W13 che milita a bordo pista, e sicuramente delle conseguenze ci saranno state anche per la vettura di Michael che rimane comunque in gara. Safety car che viene chiamata in causa per la seconda volta all'interno del Gran Premio, nuovo reset all'interno di questa seconda gara delle finals. Vedremo se ci saranno dei piloti che andranno nei pit, ma dubito che vi saranno altre soste, anche perché significherebbe perdere altre posizioni in virtù della compattezza del gruppo, mentre vediamo all'interno del mini schermo tutto il disappunto di Long che era praticamente incredulo per quanto appena successo. Non si aspettava di certo di concludere la gara in questo modo, in una dinamica che non destava troppe preoccupazioni. Diciamo, entrambi i piloti erano affiancati sì, ma su di un tratto che era da percorrere essenzialmente in rettilineo, quindi senza dare input al volante di strano genere, e questo ha generato un po' di disappunto in Dr. Long. Non c'era bisogno, io adoro il buon Doc e in questa stagione ci siamo divertiti tanto. Tra curva 1 e la 2 ho visto una spallatina con Fleming, tra la 2 e la 3 in uscita con Michael, poi sul dritto credo che i due semplicemente volessero fare la stessa cosa, insomma Long accompagnare verso il più interno possibile, Michael per avere più angolo di sterzo, dover forzare la frenata in qualche modo, difendersi, e invece Michael forzare Long all'esterno. Insomma, in un modo o nell'altro le due traiettorie sono arrivate a collidere, quindi a muro Andrea Longagnani costretto al ritiro, ennesimo ingresso della safety car. Michael che anche in questo frangente credo non abbia riportato danni, quindi prima nel tamponare Alesi, questa volta con questa spallata, un duello molto rustico con Andrea Longagnani che, come detto, siete costretto al ritiro. Ne approfitta per effettuare la sosta Gallians e va sulla rossa, fa lo stesso River Marathon e Ricky Bizzo, sebbene non 10 giri, visto che 2-3 li faremo sotto safety car, però sono comunque parecchi, anche 6 giri qui in Bahrain con la mescola più morbida. Si prendono il rischio in maniera abbastanza importante River Marathon, Ricky Bizzo e Gallians. Tentano giustamente il tutto per tutto, anche perché Gallians faceva fatica oggettivamente oggi sul passo gara, quindi ha bisogno di riscattarsi, di provare un po' tutti i metodi possibili per andare a risolvere le sorti di questa sua gara, mentre credo che percorreremo almeno un'altra tornata dietro alla safety car e quindi avremo tempo anche per andare a prendere l'esame quella che è la lotta per la prima posizione con un G-Sport che è attualmente favorito, in quanto questa gomma media gli permetterà un restart fulmineo molto più competitivo rispetto a Luca Bigno che per portare in temperatura questa gomma hard ha del lavoro maggiore da svolgere sui suoi pneumatici, quindi Jay potrebbe rendersi pericoloso sin da subito nel momento della ripartenza. Da tenere d'occhio allora la fase di strappo dettata proprio dal leader di questo Gran Premio, mentre rimane in terza posizione Kaisermatt, lui che aveva subito due colpi, se così vogliamo dire, prima il sorpasso a vantaggio del compagno di squadra che ora è leader, e poi quello che è stato un gesto di furbizia da parte di G-Sport che, approfittando di una linea non proprio competitiva, non proprio convenzionale da parte di Kaisermatt, si è insidiato e ha beneficiato ovviamente di quella che è tutta la sua esperienza e di quello che poi è stata una dinamica complessa da parte del pilota McLaren.
mentre Stam e Di Regge sono rispettivamente bloccati in sesta e settima posizione. Questa safety car permette anche a loro di resettare la situazione, di far ricompattare il gruppo. Di sicuro perdono più tempo rispetto agli altri piloti, anche perché devono compiere più sorpassi, e quindi questo li penalizza in un certo senso, in quanto vanno ad accumulare un po' più di distanza rispetto agli altri membri del gruppo. Le safety car invece permettono di mantenere tutto il parco piloti compatto e quindi far fioccare i duelli. Nel mentre ringraziamo Tommy Top 70 ed l'avevo beccato in presenza, Deca 1093 per il follow, ed ovviamente due massimi capi supremi, direttori super mega generali, Andrea Badulato e Marco Luconi, per l'abbonamento tramite Amazon Prime, che tra l'altro dalla chat, se volete, potete supportarci anche voi in questo modo. Vedete la grafichina lì in basso a sinistra, Finals 2023, l'immaginina presa essenzialmente dal primo post, diciamo, di presentazione di quel che sarà F123. Mi è piaciuto molto il fatto che fossero state scritte in piccolo, in alto a destra e in alto a sinistra, delle coordinate geografiche, e poi andando a vedere sono la posizione dove andrà a sorgere il circuito di Las Vegas, ovviamente costruito appositamente in quel frangente, e poi invece la sede fissa per quanto riguarda il circuito del Qatar. Mi è piaciuto quell'easter egg, sono quelle piccole chicche carine. E buonasera anche a Yakuza Diablo, buonasera Cane Poz, Poz Luca, in effetti no, c'è Long come sesto, Poz non ho fatto caso se si è qualificato settimo o ottavo, insomma una stagione un po' travagliata per lui, tante assenze, quindi no, non è in pista Poz Luca, e ci vorrebbero un po' di assenze, insomma, per farlo scendere in pista nelle prossime gare delle Finals, magari con la Summer League, insomma si sta lavorando per riportare non solo Rocket League, per un po' di divertimento sempre a quattro ruote, ma anche con qualche ruotina in meno, con qualche carena in più a coprire lo pneumatico, insomma arriveranno cose, restate aggiornati sul sito www.formulaitalentteam.com ed anche sulle pagine social marchiate Formula Italian Team. Ci siamo a te, M, perché si riparte per la seconda volta. Questa volta è Luca Bignon che deve farsi onere della ripartenza nel difendersi soprattutto da un falco che è J-Sport, subito attaccato al retroterno per mettere pressione prima addirittura dello strappo dettato dal leader del Gran Premio, che non dovrà farsi sorprendere, che dovrà gestire al meglio questa pressione mentre prosegue in linea retta J-Sport per beneficiare di un'ottima trazione. Ecco che viene dato forse in questo istante il momento della ripartenza, beffato sia J-Sport che il Kaisermatt, che prende subito posizione nei confronti di Di Vamper e di Cartista, che salgono rispettivamente in terza e quarta posizione. Si difende poi qui di Vampir per proteggersi dal tentativo di Cartista, un ass è andata molto profonda, forse si tratta di Legge che infatti rimane in sesta posizione, ma aveva tentato di prendere la posizione nei confronti di Kaiser, ma affiancati invece Gallians e l'altra ass presente in pista di Rick Bizzo, mentre un pilota si è girato, credo si tratti proprio di Kaiser, che è dalla terza casella, poi diventata sesta, scivola adesso in fondo al gruppone, ancora tanta bagarre tra Lopeschi e Rick Bizzo, Lopeschi che rimane affiancato in questo caso nel settore guidato, diciamo così, di curva 5, 6 e 7 nei confronti della Mercedes di Flaminio, che tiene duro e rimane in settima casella, così come tiene duro anche Luca Bignon lì davanti, che ha messo già un vantaggio di un secondo e uno nei confronti di J-Sport, che forse un po' tradito da quella falsa ripartenza da parte di Luca Bignon, che ha spodestato non solo il campione della Master League ma anche il quindicesimo classificato Kaisermatt, che in virtù anche forse a partire da quell'errore, da quella dinamica, è poi scivolato in quindicesima posizione perché si è dovuto difendere anche in maniera abbastanza dura e decisa nei confronti degli altri piloti. Poi il testa coda non abbiamo visto bene come sia arrivato, fatto sta che ora è a chiudere lo schieramento. Un Luca Bignon forse un po' più furbo in questa ripartenza, sapeva che avrebbe poche carte da giocarsi, era forse anche poco sicuro dei risultati che avrebbe potuto raccogliere, ha deciso di giocare un po' d'astuzia, un po' sporcandola forse anche. Sì, diciamo, dipende dal punto di vista di chi si ritiene più furbo degli altri. Un po' al limite, una manovra simile l'abbiamo vista quest'anno anche in Formula 3, non ricordo con il pilota, però è stato pesantemente penalizzato perché l'ha fatta addirittura due volte, Kaiser ha dovuto proprio pinzare, quasi fermarsi sul rettino principale, insomma già la prima Luca l'aveva fatta un po' verso un po' al limite, la seconda quando eravamo quasi sulla linea non di partenza ma insomma ma quella che segna l'inizio di un nuovo giro qui sul circuito di Sakhir, Jay era probabilmente affiancato, arrivava lanciato Kaiser, c'è stato un caos enorme nelle retrovie, dovremmo per il meme, per i social bisognerà metterci l'attacco delle Valchirie come soundtrack, perché abbiamo visto 6-7 vetture aprirsi a ventaglio e ci siamo persi tanti contatti e
dispiace insomma non riuscire a spiegare la situazione per ogni singolo pilota di ciò che è successo, e fatto sta che è stato un disastro per le due Alfa Tauri che erano andate in testa coda in uscita da curva 1, testa coda invece per caso è andata in uscita da curva 2 quando era intorno alla sesta settima posizione, quindi credo un contatto lì o con Stam o Fleming, Lopez, che insomma sicuramente il post gara con le tante dispute andrà a chiarire o almeno a farci capire ciò che è successo. Poi insomma al solito mano alla direzione di gara, sicuramente comunque J-Sport non sarà intransigente, non credo con una disputa, ma con la lotta effettivamente in pista con Luca Bigno per vincere questa gara. J che è tornato sotto al secondo, ora potrà splancare gli ADRS forse dall'inizio del giro successivo o da questo, adesso non ho fatto bene i calcoli, credo che sia questa la tornata decisiva per l'utilizzo della mobile, mentre J-Sport un primo 31-169 nel nuovo giro veloce della gara. Infatti la direzione gara conferma quelle che erano le nostre ipotesi, il ADRS verrà abilitato a partire da questo giro, quindi J-Sport potrà beneficiarne già nel rettilineo che congiunge curva 10 a curva 11, e infatti la ripartenza aveva ingannato anche me, sembrava che l'avesse data un po' prima, poi si è ricreduto, poi si è riprovato e ha esitato nuovamente. Sicuramente un po' da rivedere, vedremo come evolverà in questi ultimi 7 giri il Gran Premio numero 2 delle Finals, sempre qui a Sakhir. Poi ci trasferiremo in un'altra meta, in un'altra località, per assistere alle successive due gare di questa annata 2023. Il gruppo rimane molto compatto, il solco è stato scavato essenzialmente da J-Sport e Luca Bigno, che hanno fatto una fuga solitaria a 2 di Vampir, paga 2 secondi e 1 rispetto al duo di testa, e si porta dietro di sé tutto il gruppone fino alla decima posizione di Alesi. Da tenere sott'occhio Ricky Bizzo, che è il primo dei piloti con la gomma soft, in nona posizione, undicesimo per River Marathon, sempre dei piloti con la gomma morbida ma con un piccolo danno all'ala, dodicesimo invece per Gallians, ha calzato gomma soft nuova ma Michael in questo giro per andare anche a riparare l'ala anteriore, insomma quel tanto caos che si è generato tra curva 1 e 2 ha decisamente compromesso questi ultimi 10 giri diciamo di gara anche per Michael, che è un gran peccato perché insomma era lì nella top 5 comodamente, è stato lì nella top 5 comodamente nella prima parte di gara. Come detto, teniamo sott'occhio anche Ricky Bizzo, che magari sia a livello di passo, sebbene nelle sostituzioni in Pro League si è ben difeso, nonostante viene invece sverniciato da Alesi, in deficit decisamente a livello di Hertz Ricky. Vediamo se insomma questa gomma soft magari sul finale potrebbe avere qualcosina in più, magari sta cercando di gestire la gomma e non forzarla troppo. Fortuna che non ci sono i giri richiesti, perché questa sera credo il taccuino di Mark si sia buttato dalla scrivania, dice non voglio vedere, per favore. È andato sotto al letto a nascondersi. Già troppo riempito dalle gare della Pro, della Master e che si sono seguite nell'annata, ha deciso di dare il forfè, ne aveva abbastanza anche il taccuino. Adesso ci siamo con un dirige molto vicino nei confronti di Cartista, si è avvicinato tantissimo nell'ultima tornata, mentre Michael su gomma soft ovviamente va a far segnare il giro veloce del Gran Premio, scendendo addirittura sotto il 30 e andando a segnare un 29,7, ottimo riferimento fissato dal pilota Alfa Tauri, ma di legge sa che deve approfittarne per limitare i punti persi nei confronti di J-Sport, che rimane comunque in seconda posizione. Di legge, che aveva vinto il round inaugurale di queste finals, vuole comunque puntare al bottino finale, riscattandosi almeno del titolo perso in Master League, andando almeno a mettere le mani sulle finals. Adesso sarebbe comunque leader di quella che è la classifica provvisoria, anzi credo che starebbe davanti Luca Bigno allo stato attuale. Luca Bigno che però adesso avrà vita difficile con un cliente veramente molto ostico che è J-Sport, e soprattutto sappiamo anche che di legge probabilmente non concluderà in quinta posizione, qualcosa succederà o Stam contro di legge o uno di legge contro Cartista, quindi siamo pronti ad assistere a nuovi eventuali duelli con un gruppo che comunque fatica a distribuirsi, fatica ad aprire questi stacchi, rimangono tutti molto vicini. Il terreno di DRS si dimostra ancora una volta un'arma natale, è praticamente un azzeratore del Gran Premio, in quanto tutti i piloti replicano lo stesso passo, mentre adesso è J-Sport veramente molto pericoloso nei confronti di Luca Bigno. L'abbiamo visto avvicinarsi tantissimo, le due Williams quasi al contatto, anzi arriva il contatto con Cartista che si gira, Cartista forse per difendersi da di legge ha deciso di intraprendere delle offensive nei confronti del compagno di squadra di Vampir. Contatto arrivato in fondo a curva 4 con un Cartista che non era totalmente affiancato nei confronti del compagno di squadra, il contatto è arrivato tra la posteriore destra di Vampir e l'anteriore sinistra di Cartista. In questi casi ovviamente chi ha la peggio è il pilota che sta all'interno, perché viene completamente sbilanciata al monoposto. Peccato per Cartista che adesso è scivolato in undicesima posizione. Ringraziano
sono sicuramente di Legge e Sdem, che salgono rispettivamente di una casella e vengono promossi in quarta e quinta. Ora di Legge è già sceso sotto al secondo anche nei confronti di Vampir, quindi potrà riavvicinarsi ulteriormente. Mentre per quanto riguarda il duo di testa per la lotta per la prima posizione, la lotta per il trionfo qui nella seconda gara delle finals, tutto tace, con un G-Sport che rimane sempre sotto tiro. È una guerra fredda che ormai prosegue dalla ripartenza della safety car, con un G-Sport, come dicevamo, infastidito anche forse dalle modalità in cui è stata ripartita, in cui è stata ripresa la gara. Adesso rimane in agguato a inseguire a 5 decimi, senza però tirare la zampata finale, senza però andare a sferrare l'attacco decisivo, con un Luca Vigno che fa un po' da preda, un po' da lepre, cerca di scappare, di mettere dei metri di distanza decimi tra sé e il suo inseguitore, ma invano, perché rimane lì freddo a percorrere le stesse traiettorie. Per ora nessuno dei due ha dato segni di cedimento, nessuno dei due si è mostrato vulnerabile, però i giri cominciano a diventare sempre meno, le occasioni iniziano a scarseggiare, quindi tra poco si accenderà quello che è il confronto per un trionfo che a G-Sport farebbe molto comodo. Sicuramente andrebbe a mettere una pezza a quella che è stata una gara pessima di lunedì, non per quello che è stato il rendimento del pilota, ma per le dinamiche che hanno portato a G-Sport a trovarsi nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, che l'hanno portato a concludere in 17esima posizione. Oggi ha la possibilità di rivalsa, di redenzione, e per portarsi davanti a Luca Vigno, per portarsi sicuramente più vicino a un Di Legge che è rimasto il suo avversario per tutto l'anno della Master League e si conferma essere il suo acerrimo nemico anche all'interno delle finals. È un biglietto da visita interessante questo di Luca Vigno. Nelle interviste post gara, insomma, in realtà al termine della stagione dopo Abu Dhabi, si era detto voler riprovare anche l'anno prossimo, un po' ovviamente anche per gli impegni, rimanere al 50%, quindi la categoria Sport League, non puntare al salto sulla distanza di gara al 100%, quindi la Pro, la Master. Potrebbe essere magari una lotta proprio con G-Sport, campione Master League di quest'anno, che potrebbe stuzzicare l'appetito per la prossima stagione anche per Luca Vigno. Sarebbe un biglietto da visita davvero interessante quella ripartenza, per valutare poi quel che sarà la futura lotta. Lotta che intanto arriva in questo giro con G-Sport dall'esterno di curva 1, tenta di andare all'attacco di Luca Vigno, che va profondo in staccata, nulla da fare, si difende bene Luca. Ma incrocia qui G-Sport, probabilmente avrà una migliore accelerazione in uscita dalla 3, vedremo se sarà sufficiente per arrivare affiancato alla 4. Anche Di Legge molto pericoloso nei confronti di Vampir, infatti sale in terza posizione, ci riprova qui all'esterno G-Sport. Luca Vigno si difende di nuovo rimane davanti. Grande lotta 3-2, grande stile di guida, grande battaglia, molto corretta fino ad ora, con un G-Sport che però non molla, non vuole far respirare il suo avversario. È arrivato il momento di dare il tutto per tutto, è arrivato il momento di attaccare, non vuole morare la presa, continua a rimanere lì per andare sempre a infastidire, per cercare di fargli commettere quell'errore che significherebbe la presa della prima posizione. Dall'altra parte Luca Vigno, dopo il confronto quest'anno con Schumi, un pilota di altrettanta esperienza, un pilota altrettanto veloce, ormai ha imparato a reggere anche questo tipo di situazioni, quindi non dà speranze, non mostra almeno fino ad ora quelli che potrebbero essere i suoi punti deboli. D'altra parte però anche G-Sport ha le sue armi, ha le sue tecniche, sicuramente è un pilota che è da molto tempo ai vertici del proprio talento, della propria prestazione, soprattutto anche delle classifiche. L'anno scorso secondo classificato di Roma Mattia di Campo, impeccabile in quella che fu l'annata del 2022, quest'anno trionfante in Master League, quindi il suo curriculum parla da solo, possiamo così dire, il suo palmarès non ha bisogno di introduzioni e di spiegazioni. Di Legge che vista 3,5 secondi, quindi ampiamente lì fuori, la lotta per la vittoria mentre ci risiamo, con un G-Sport che adesso potrà far valere di nuovo quello che è un attacco che prende però l'interno, non si difende Luca Vigno, forse si è preso anche un po' la sprovvista, è affiancato ora G-Sport, porta anche forse un po' fuori il pilota McLaren, che però tiene giù il piede, riesce a resistere, riesce a uscire ancora davanti al pilota Red Bull. Dopo la 3 si gira quasi G-Sport con un rischio enorme, forse beffato, forse anche impreparato a quello che è stata una difesa veramente arcigna da parte di Luca Vigno, che adesso ha preso un vantaggio di 2 secondi, si avvicina anche Di Legge in terza posizione, un colpo di scena che non ci aspettavamo. G-Sport braccato da se stesso, essenzialmente un errore commesso dal pilota Red Bull in autonomia, non abbiamo visto contatti, non abbiamo visto cose strane accadere qualche istante fa. Un G-Sport forse tradito dal cordolo in quella porzione della pista, si viene tagliato fuori improvvisamente dalla lotta per la vittoria. Luca Vigno adesso ha una strada spianata, manca ancora un giro e mezzo da percorrere prima dell'esposizione della bandiera a scacchi, quindi a meno che di errori clamorosi anche da parte del leader del Gran Premio, sembra tutto archiviato, sembra che ormai tutto sia stato deciso per il leader virtuale, per il leader fino a questo momento, che probabilmente si trasformerà in vincitore effettivo e salirà sul gradino più alto del podio. Mentre stiamo assistendo anche a una bella battaglia tra di Vampir e Sdem, Sdem che si è trovato alle spalle del pilota Williams, che
stato sorpassato all'inizio di questo giro proprio da Di Legge, che nel frattempo è volato a un secondo e mezzo di vantaggio e dunque ha messo della distanza tra sé e la Williams che lo insegue, soprattutto tra sé e Sdem, che è risultato essere l'avversario più temibile, che per un istante in questa gara era anche stato davanti a Di Legge nell'occasione in cui il pilota Haas aveva cambiato la lettura anteriore, che aveva accusato un danno proprio nel confronto diretto con Sdem, che in questo caso sembra avere la meglio nei confronti di Vampir. Vediamo se ci prova anche Flaminio, in questo caso rimane alle spalle il pilota Mercedes, che dunque attende e va bene, perché in questo caso riesce anche ad approfittare di una migliore uscita, ma gli chiude la porta in faccia di Vampir, che rimane in quinta posizione, perde la casera nei confronti di Sdem che sale in quarta, però riesce a mantenere la casera nei confronti di un Flaminio che si fa rivedere in curva 4, contatto che viene evitato per pochissimi millimetri. Alla fine tiene duro Flaminio, tiene duro anche di Vampir, che riesce a prevalere in trazione, di poco però arrivano affiancati in curva 5, curva 6, curva 7, si toccano, si gira Flaminio che allora finisce in testa coda, perde diverse posizioni, mentre di Vampir prosegue indenne il proprio Gran Premio e resiste in quinta posizione. È un gran peccato, non credo ci sia stato il contatto, forse Luca spanciato sul cortolo, non lo so, un peccato ovviamente. E adesso vediamo anche la classifica in fondo a destra, con un Di Legge che sarebbe prima quota 42 punti, mentre quota 41 credo di aver visto proprio Luca Bigno che ha iniziato l'ultimo giro di questo Gran Premio e sta andando a concludere proprio quella che è la gara al 50% di Sakhir, la gara che lui conosce meglio, quella che ha più esperienza, perché partecipante alla Sport League dell'annata corrente, confrontatosi a lungo con Schumi, confrontatosi a lungo oggi anche con un G-Sport che poi per un errore occorso proprio nel giro precedente si è visto tagliato fuori, ma giù il cappello per Luca Bigno, che ha comunque meritato in pista, che ha dimostrato il suo valore, ha dimostrato di meritare di portare a casa questo successo con una partenza clamorosa e con un proseguo della gara altrettanto meritevole. G-Sport chiude in seconda posizione, riaccorcia la distanza nei confronti di Di Legge, che però finisce terzo e dunque limita i danni, li limita anche Sdem, che alla fine era meglio nei confronti di Vampir, che chiude quinto con un'ottima prestazione sfruttando la gara invertita, la griglia invertita, pardon. Sesto Lesis, settimo Lopeschi, ottava la Ferrari di Gallians, che dopo aver perso diverse posizioni nelle fasi iniziali di questo Gran Premio riesce a concludere nei punti e nei primi 10. Nono Flaminio dopo il testacoda e decimo Cartista. Questa è la nostra top 10, mentre Kaisermat dalla 15ª posizione è risalito fino all'11ª sfruttando una finale di gara veramente alla cardiopalma. Attendiamo poi l'arrivo di Michael Rivermato e Demis, che saranno gli ultimi tre piloti a tagliare il traguardo per andare a decretare le posizioni dalla 13ª sino alla 15ª. Arriva proprio in questo istante il pilota Alfa Tauri, poi transiteranno, come dicevamo, Rivermano, Antonio Demis, ma una seconda gara delle finals che ovviamente non è stata priva di sorprese, non ha deluso le aspettative e ha arricchito sicuramente la serata, ha regalato grandissimo spettacolo ai nostri spettatori, e devo ammettere che anche in cabina il commento è stata piuttosto divertente da commentare. Sì, beh, ce lo potevamo aspettare al 50%, una ovviamente percentuale di gara quindi più lunga rispetto a ciò che abbiamo visto lunedì al 25, più probabilità, quindi più giri per far entrare una safety car. Strano, non c'è stata nessuna virtual per alcuni frangenti, forse poteva starci perché insomma il ritiro di Long era la vettura fuori dalla pista, non c'erano detriti, quindi magari quella seconda safety si poteva evitare. Comunque non ha rimescolato troppo le carte, è stata la prima che ha riportato lì davanti J-Sport, che comunque era stato bravo ad allungare con la mescola hard. Se l'è presa tutta quanta in pista Luca Bigno, poiché anche con una strategia lineare era riuscito a rimanere lì davanti in prima posizione, se l'era giocato con Kaisermat. Forse solo la seconda ripartenza, qualche pilota magari potrebbe avere qualcosa da ridire, potremmo andare a dare uno sguardo al regolamento, insomma chiedere l'onboard, perché se effettivamente era ripartito e poi ha pinzato, diciamo non è da gentleman driver, mettiamolo sotto questo punto di vista, però vedremo eventualmente nella post gara. In pista se l'è completamente guadagnata, anche forzando J-Sport sullo sporco lì in quel duello che c'era stato al penultimo giro, quindi l'errore di J-Sport è stato sì causa di un suo doppio errore, perché prima in trazione alla 2 e poi nel rientro in pista dopo curva 3, però c'è stato anche portato lì sullo sporco a Luca Bigno, che si è preso la traiettoria ideale, quindi J, se voleva resistere, doveva andare lì, e questa volta non ha funzionato per Jacopo Rocchita, che comunque chiude in seconda posizione e Di Legge completa il podio. Mark, le abbiamo le interviste con i primi tre? Oppure... Assolutamente sì, assolutamente sì. Perfetto. Arriveranno fra poco. C'è già Luigi, ora vediamo, aspettiamo anche J-Sport e Luca Bigno. Va bene, allora un attimino di pubblicità con 3D Rap e torniamo con le interviste per i primi tre classificati. We'll be right back.
Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta show, state bene attenti! Un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia! Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Or dunque eccoci tornati di nuovo collegati per questo post gara con i primi tre classificati. Direi che possiamo iniziare dal primo classificato, quindi con Luca Vigno. Buonasera Luca, ben trovato, complimenti. Grazie, grazie. Buon, allora sinceramente dopo la gara di lunedì c'ero rimasto davvero male di averla persa così per una safety car molto sfortunata come al solito, da tutta la stagione che subisco safety car sfortunate, e non che stasera non sia successo, infatti ne sono uscite due che mi hanno rischiato di far perdere una gara che di per sé era vinta, perché alla fine io senza la prima safety car sarei uscito primo da tutti i pit stop, quindi ne sono stato anche sfavorito. Poi sono riuscito a passare Kaisermatt subito in partenza senza prendermi troppi rischi. E poi ho gestito, mi stavo prendendo un po' un margine su quelli dietro fino all'altra safety car, dove mi ritrovo J-Sport con la media dietro di me. E quindi è stato difficile, molto difficile, perché ero al limite con l'ERS, ero al limite un po' con tutto. Poi non so bene cosa sia successo quando mi ha attaccato, perché non stavo guardando dietro, quindi non vedevo perché fosse uscito di pista. Comunque fatto sta che sono riuscito a prendere una boccata d'aria e a concludere la gara senza problemi. Ovviamente insomma, ciò che è successo, la ripartenza eccetera eccetera, quel che accadrà nel post gara, se ci sarà qualcosa, ancora una volta questa sera si è confermata, le varie safety car, insomma il caos generale, però in una gara lineare si è confermata ancora una volta una grande fiducia nella fase di sosta, undercut, overcut, fatto un undercut su Vanberg con una gomma hard in Bahrain, che insomma anche Hamilton ha avuto difficoltà, quindi ancora sotto quel punto di vista è una cosa che abbiamo già visto per tutta la Sport League, di nuovo complimenti. Sì, diciamo che l'undercut è un po' il mio marchio di fabbrica quest'anno. C'è chi mi aveva detto in allenamento che non avrebbe funzionato, che non funzionava su questa pista, però da quello che ho visto io, da quello che è stato un po' da quelli che sono stati un po' i fatti, credo che abbia funzionato abbastanza bene. Molto bene, grazie mille. Allora veniamo a J-Sport, secondo classificato. Jay, come è andata questa gara partendo da lì indietro? Eri nell'università in Sakhir, eri in classe. Ero l'ultimo in fondo, quelli che facevano casino, no? Sì. E quando poi la prof ti richiama. No, è stata divertente. Allora, diciamo che io queste finals le sto prendendo proprio come scarico, no? Arrivo, faccio 20 minuti, poi mi butto in gara. Non ho un just for fun. Dopo un campionato così tosto, queste sono gare molto di divertimento, anche un po' per duellare, un po' per divertirsi, no? E niente, quindi partivo con il presupposto in gara di non combinare molto. Avevo fatto 20 minuti di prova, giù di lì, buttato giù il setup, che ovviamente non era niente di che, e via.
prime fasi di gara molto caotiche, perché con l'inversione della griglia diciamo che si potevano creare dei trenini molto caotici. Ho cercato di stare lì, sta tranquillo, e poi quando tutti si sono fermati faccio il mio passo, finché non è arrivata la safety car, che evidentemente mi ha baciato la sorte, perché comunque mi ha fatto risalire in una posizione importante con gomme migliori degli altri. Seconda parte di gara frammezzata con la safety car, diciamo che tutto sommato è andata bene. Ne avevo per passare Luca, ma stavo aspettando. Poi comunque però, siccome il setup non lo sentivo mio, quando ho cercato di aprire gas per passarlo al rettilineo dopo, ho sentito perdere leggermente la macchina, ho tagliato verso la via di fuga, ma poi ho incontrato, penso, un filo di ghiaia. La macchina col fondo praticamente si è un po' arenata e da lì mi sono intraversato, ma tutto sommato ho gestito la seconda posizione alla fine. Quindi alla fine per vedere fare è stato un bel divertimento. L'unica cosa, ecco, che voglio sottolineare più che altro per far sì che non accada più, la ripartenza sotto la safety car in quel modo con tutti gli avversari dietro, secondo me è un po' da rivedere, perché stopparsi a un metro dalla linea e poi ripartire dopo aver fatto una prima ripartenza è stato leggermente troppo eccessivo per il mio punto di vista, anche perché dietro hanno rischiato tantissimo prima di centrarmi e poi dopo è successo un caos. Quindi bisogna evitare questo tipo di incidenti che ci sono durante la safety car, anche perché non è la prima volta che succede. Tutto sommato per il resto mi sono abbastanza divertito, ho fatto qualche bel sorpasso just for fun, però comunque arrivo secondo, quindi bello, bello, mi piace molto bene, grazie Jay. Però Fit Finance powered by 3D Rap, per noi paddisti non c'è nulla, i calzini al massimo. No ma a parte quello, ma più che altro è il fatto che io l'ho preso proprio indipendentemente dai premi come un po' di giorni di scarico, no? Dopo una stagione comunque lunga, battagli fino all'ultima gara e poi vuoi un po' staccare, quindi vuoi anche un po' godertelo il gioco, no? E quindi diciamo che io questo lo prendo solamente per divertimento. È come al ciclismo, no? C'è i corridori che puntano a vincere il giro, per dirte, e chi punta a fare buoni risultati nella corsa tappi. Ecco, diciamo che io questa volta faccio il gregario. Va bene, grazie mille. Andiamo poi al terzo classificato, Luigi Di Legge. Comunque divertimento questo e l'altro, in vetta ancora la classifica di queste finals. Buonasera Luigi, ti sei divertito questa sera? Un po' alla volta, l'avevo letto sul forum, ma sì, dai, vediamo, forse l'anno prossimo. Buonasera. Potevo divertirmi un po' di più, perché Matipuzzo mi ha rotto l'ala pronti via, cioè in un modo che io onestamente faccio fatica a spiegarmi. Quindi ho fatto 10 giri con l'ala rotta, però vedevo che comunque tenevo il passo, perché vado veramente forte su sta pista. Ho montato la bianca, ho provato a risalire usando tutte le esperienze, ci sono riuscito anche grazie alla safety car. Resto in testa, spero di rimanerci fino alla fine, perché è un segnale di ripresa, perché avevo finito la master in calo e voglio riprendermi un pochino. Che dire, sulla ripartenza dalla safety car secondo me c'è tanto da lavorare ancora, perché arrivati a fine stagione questo tipo di ripartenza io mi aspettavo di non vederla più. Dietro abbiamo rischiato di romperla almeno in 3-4, è stato molto pericoloso. Poi per il resto la gara è stata comunque divertente, piena di sorpassi, però se devo dire la mia, se si può rimuovere questo format dove si inverte la griglia forse è meglio, perché quelli che partono davanti li vedo sempre un po' impreparati, per mostrare di stare al passo rischiano di fare danni, quindi secondo me possiamo anche farne a meno, anche perché poi abbiamo visto che chi c'ha il passo bene o male risale, quindi cioè, non è una critica, ci mancherebbe, però diciamo che non è di mio gradimento la griglia invertita, perché so già come va a finire e il primo giro è stato a dir poco caotico. Però niente, dai, il passo era fortissimo, con la bianca forse ero più veloce in pista, con la gialla ho rimontato bene, P3 va bene così, resto in testa, quello l'importante.
Io proprio sulla griglia invertita volevo domandarti, perché ricordo uno storico Lopez in stile Bernoldi con Corta da tenere dietro Nico Fiore per giri su giri. Questa sera, diciamo, c'è stato Gallianz che sì, nel primo stint ha creato un po' di caos. E, insomma, sicuramente ci sarà modo. Se non moderato, la terza gara dovrebbe esserci di nuovo la qualifica. Quindi, poi, come ben detto, sulla lunga siete venuti fuori i piloti con più passo e più potenziale. Ti vuoi No, ma togliere? cioè, Sì, vai, prego. no, al volo, se corrono come si deve, la griglia invertita c'ha tutto il diritto di esserci, ma se devono correre come hanno corso oggi, secondo me possiamo farne anche a meno, tutto qua, perché cioè, era un bloccaggio quasi al limite del regolamento, quindi, e noi alzavamo il piede più per paura che per altro, tutto qua. Sì, poi sono piste di DRS, quindi in realtà sarebbe più comodo accodarsi, cercare di tenere per un po' di giri, però vabbè, insomma, gli attimi di gloria, va bene. Ti vuoi togliere qualche dubbio con i primi tre classificati? Guarda, ormai i primi tre classificati, a parte Luca Bigno, li conosco benissimo. Cioè, Sport di Reggio ormai li conosco da tutta una stagione. Praticamente ci ho parlato più con loro che con i miei genitori. Quindi, alla fine, li conosco come piloti, conosco un po' quelle che sono dinamiche, stili di guida. Quindi, a loro la domanda me la risparmierei. Faccio solamente i complimenti a Luca Bigno, perché io sono un poco informato su quelli che sono i risultati della Sport e delle categorie che non seguo. Devo ammettere questa mia pecca. Quindi. Ha fatto molto piacere riscoprire un pilota così competitivo, così come anche Schumi, che sono in grado di confrontarsi con i vari Cesporti, i vari di Reggio, i vari Sdeam e tutti gli altri. Quindi mi limito solamente a fare i complimenti a Luca Bigno e ovviamente rinnovarli anche di Reggio e a Cesport, che si dimostrano sempre essere le punte di diamante. Lascio a te per le conclusioni e per i saluti generali, Raffa. Molto bene, allora per le finals l'appuntamento è al 17 aprile per gara 3 dal lunedì, quindi insomma la pista è ancora da annunciare, quindi è grande sorpresa, grande interesse, vedremo sul sito, sui vari social targati Formula Italian Team per restare aggiornati. Io quindi ringrazio i primi tre per essere anche stati qui con noi per le interviste post-gara, grazie Luca, buonanotte. Buonanotte, Grazie Jay e buonanotte. buonanotte. Grazie Luigi e buonanotte. 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 E proposte di format anche da parte da Ricky Bizzo, sarebbe bello fare le finals con Pro e Prime e poi Sport e Master. Anche questo, dai, vedremo. Fanno bene questi feedback, quindi ottimo, dai, c'è da lavorare, bene, qualcosa in più. Faremo arrivare il messaggio ai pezzi grossi. E grazie M per il commento di questa serata, grazie e buonanotte. Buonanotte. Ovviamente anche a tutta quanta la chat, chi nel corso della settimana si è avvicendato per portare a termine la serata, quindi direttore di gara, streamer e tutti comunque che ci hanno aiutato a livello organizzativo e ovviamente tutti quanti i piloti che hanno corso e ci hanno fatto divertire anche in queste settimane ormai di relax in attesa di un eventuale summer, qualche affaccio su nuovi, tra virgolette, simulatori, qualcosa anche di più leggero, sicuramente arriverà. Anche da parte mia, Raffaele Nelli, per voi Rosci è tutto, grazie per averci seguito, buonanotte, ormai praticamente buonanotte, sono le 11:10, buon riposo e ci vediamo sui vari social targati Formula Italia Team. Di nuovo grazie a tutti e buonanotte.